sua opera, la sua installazione è chiaramente un richiamo all'attualità del Mediterraneo, a quello che accade nel Mediterraneo. Poi è molto originale questa disposizione di sedie che sembrano accogliere intorno al Mediterraneo i popoli, quindi questo perimetro che lei descrive. Ci può spiegare perché le ragioni di questa ispirazione? Avevo fatto prima un mare Mediterraneo specchiante, un grande tavolo che è alla Farnesina, è stato anche usato parecchie volte per ragioni proprio di incontro, e poi ho fatto quest'altro invece lavoro dove le sedie sono le protagoniste, quindi la sedia come luogo diciamo di raccordo, un raccordo che sono tutte uguali, sì, no, però questo raccordo si differenzia nel fatto che ogni sedia è poi individuale, diversa, c'è la diversità e l'uguaglianza, sono due elementi fondamentali. Naturalmente questo avviene proprio intorno al Mediterraneo, dove tutti ci possiamo, come dire, sedere e bagnarci nel Mediterraneo, no? Contemporaneamente, metà terra, metà mare. Il mare il futuro è augurale, perché noi oggi viviamo internet, che è una dimensione spaziale, però poi ci troviamo in difficoltà poi nella realtà dei rapporti fisici. Il mare è un internet fisico, è lì che ci dobbiamo incontrare. Grazie maestro.